Carissimi amici e amiche, ben tornati, ben ritrovati o benvenuti a una nuova puntata, dovrebbe essere la 24, se non ricordo male, del ciclo di catechesi La Sana Dottrina Cattolica. Anzitutto, ecco, per chi segue la diretta, oltre alla raccomandazione consueta, ecco, di moderazione assoluta nei commenti per non disturbare chi sta ascoltando in diretta e anche per non distrarre questo povero peccatore che sta parlando. I miei più cari auguri a tutti di una super santissima settimana santa. Ecco, siamo entrati in questo tempo straordinario, meraviglioso, bellissimo. Nell'omelia di ieri, mi permetto insomma di richiamarla. Ho invitato, ecco, come proprio dello Spirito Santo che non obbliga nessuno, ma lancia sempre i suoi dolci inviti, motivati dall'amore, lasciati alla nostra libertà. Ecco, però, ecco, con questo, diciamo così, carattere, ho invitato i fedeli in questi giorni a fare uno switch off. Ecco, noi adesso siamo pratici, dicevo in quell'omelia, del lockdown. Ma il lockdown è una cosa imposta dall'alto, per carità, bisogna sottomettersi e obbedire, ci mancherebbe, ma è imposta dall'alto ed è motivata dalla paura, ecco, quindi paura di diffusione di contagi o di contrarre una malattia. Lo switch off che io ho suggerito è un'altra cosa, ecco, è una decisione volontaria, libera e mossa dall'amore di spegnere tutto in questi giorni, tutto quello che è possibile spegnere, ovviamente, cioè parlando con persone evidentemente, come certamente tutti sono, intelligenti, è evidente che non è possibile, come dire, estremizzare questa espressione, no? Chi deve lavorare, chi c'ha la famiglia, chi c'ha questo, chi ha quell'altro, insomma, no? Quindi però spegnere tutto quello che è possibile spegnere. Televisione, Facebook e social, a meno che uno non stia sentendo, stia partecipando a una veglia di preghiera, seguendo un evento spirituale in streaming o addirittura, ecco, ascoltando una catechesi, quello non bisogna spegnerlo, perché quello dovrebbe aiutarci se è, speriamo, insomma, fatta bene quella preghiera, quella veglia o quella catechesi a stare connessi, insomma, con il cielo e a volgere lo sguardo verso il cielo. E questo perché? Ecco, per volgere lo sguardo a colui che abbiamo trafitto, a colui che immensamente ci ama, a colui che desidera il ricambio del nostro amore. Ecco, oggi più che mai, ecco, quando il clima diventa freddo, ecco, veramente a volte indifferente, dobbiamo moltiplicare semplicemente il nostro amore. Quando qualcuno rimane solo perché ha perso qualcun altro, si fa un grande gesto quando ci si fa in quattro, insomma, che con la propria miseria si cerca di supplire anche all'assenza dell'altro, insomma, no? In questo tempo Gesù è molto lasciato solo e trascurato, insomma, da tanti, non da noi. Ecco, queste considerazioni, diciamo, introducono un po' anche al sacramento che questa sera trattiamo o iniziamo a trattare, poi vedremo i tempi che abbiamo, che è il sacramento della confermazione. Ecco, stiamo alternando in questo ciclo di catechesi, le basi della sana dottrina cattolica riguardanti alcuni aspetti fondamentali della nostra vita cristiana, che sono la vita sacramentale e la vita di adesione, sostanziale alla volontà di Dio, il cui grado, diciamo così, elementare, basilare, è dato dallo stare al di qua della siepe piantata a tutela della sacra vigna che era Chiesa e che è rappresentata dalle 10 parole, dei 10 comandamenti. Ecco, stiamo facendo questo viaggio, sperando che il Signore in esso ci accompagni, sperando che si degni di essere Lui, ecco, a suggerire qualche buona parola, qualche buon pensiero e soprattutto a parlare ancora di più, ecco, nei cuori e nelle coscienze di chi dovesse ascoltarli, perché
possa essere mosso a bene. Noi, figlioli miei cari, siamo il nulla. Sia chi parla, sia chi ascolta, è ben poca cosa, perché se nelle parole di chi parla non c'è una mozione, un'ispirazione divina, e non c'è quindi anche un contenuto in qualche modo riconducibile all'Altissimo, misteriosamente, a me fa sempre molto, molta impressione solo lontanamente pensare che il nostro Signore come possa fare una cosa di questo genere. Devo fare un atto di fede perché sono un sacerdote. Ma questo vale anche nel cuore di chi ascolta, perché noi potremmo sentire il più grande predicatore di tutti i tempi, potremmo partecipare a una predica di Sant'Antonio da Padova, ma se nel cuore il Signore non ci muove, quindi non ci accompagna, non ci indirizza soavemente, dolcemente, pure se parla Sant'Antonio, d'altronde sappiamo bene, insomma, che ci sono state persone che hanno ascoltato dal vivo. Beate loro, la voce di Gesù, l'hanno visto. Sappiamo in questa settimana, vediamo, ricordiamo la storia drammatica, quindi l'esito umanamente drammatico che ha avuto la vicenda del nostro Dio e Maestro, Gesù di Nazareth, nostro Signore Gesù Cristo. Quindi, anche se ascolti lui, se nel cuore non c'è quell'azione a cui certamente dobbiamo predisporci, ma dello Spirito Santo che accompagna dal di dentro e sigilla, vedremo questa sera questo termine, con la sua parola. Ecco, questo perché è bene che sempre ricordiamo tutti quanti la terra che siamo, l'argilla che siamo. Ecco, nessuno di noi è qualcosa e tantomeno deve credersi qualcosa. Ecco, perché tutto quello che di buono riusciamo a pensare, fare, dire, operare, porre in essere, viene da Dio e non da noi. Noi ci mettiamo quel pochissimo, è sempre insomma molto limitato e imperfetto, che è l'adesione della nostra volontà. Questo certamente sì, perché siamo realmente liberi. Bene, il bellissimo sacramento della confermazione, ecco, un sacramento che come tutti i sacramenti, anzitutto dovrebbe incuterci un grande amore riverenziale. Ecco, il sacramento della confermazione insieme al battesimo e all'Eucaristia, come sappiamo, chiude l'iniziazione cristiana, ma fa parte dei tre sacramenti dell'iniziazione cristiana. È un sacramento bellissimo, meraviglioso, che si celebra una sola volta nella vita. Quando abbiamo un sacramento che si celebra una sola volta, dobbiamo subito addrizzare le antenne, perché un sacramento che si celebra una sola volta significa due cose. Primo, vabbè, questo succede in tutti i sacramenti, che succede qualcosa di molto grande, di molto importante. E secondo, che succede qualcosa che rimane, attenzione, in eterno. In eterno. Voi sapete che, per esempio, il matrimonio, ne parleremo poi probabilmente dopo, o tra il quinto e il sesto comandamento, dopo il sesto comandamento, ci devo ancora pensare, insomma, no? Il matrimonio è unico, però non è un sacramento irripetibile, perché se muore uno dei due sposi e l'altro ha il desiderio di contrarre nuove nozze, lo può fare. Quindi certamente il sacramento è unico, nel senso che ci può essere un solo matrimonio monogamico, non è ammessa la poligamia, non si può celebrare più di una volta questo sacramento quando il coniuge è ancora vivo, ma in caso di morte, dal momento che la morte fa cessare il vincolo sacramentale, è possibile celebrare un altro. Ma di battesimi se ne celebrano uno solo, di cresime se ne celebra una sola, di ordinazioni, gradi del sacramento dell'ordine, diaconato, presbiterato ed episcopato, se ne celebra uno solo. Significa che questo sacramento, appunto, che questi sacramenti lasciano in noi, la cresima proprio si chiama, vedremo, specialmente in Oriente, proprio il sigillo. Il sigillo sappiamo bene che cos'è, no? Quindi il sigillo è un marchio. Anticamente venivano marchiati gli schiavi. Proprio marchiati, eh? Ecco, io ogni tanto, il Signore spero che
mi passi questa analogia un po' figlia dei nostri tempi per far capire cos'è questo carattere, si chiama così tecnicamente, dal punto di vista teologico, che lasciano questi tre sacramenti, uso l'immagine del tatuaggio. Il tatuaggio di per sé è qualcosa di indelebile, d'accordo? Non si toglie più. Sì, adesso ci sono le tecniche, insomma, il laser, io non è che sono molto esperto di queste cose, qualcuno, però dicono anche quelli che hanno fatto i tatuaggi brutti, che io ho conosciuto qualcuno, dice, non si tolgono bene neanche con il laser, quindi comunque è un qualche cosa che rimane per sempre. Ecco, questi sacramenti rimangono per tutta l'eternità, cioè io sono battezzato, sono cresimato e sono anche diacono e presbitero, ci sono due dei sacramenti dell'ordine. Queste quattro cose io me le porterò dietro per sempre, non vita natural durante, per tutta l'eternità. Dice, e se dovessi, che Dio me ne scampi e liberi, che il Signore mi risparmi, insomma, come diciamo sempre nel rosario, che mi preservi da tale sciagura, se dovessi, Dio non voglia, malauguratamente andare in perdizione, c'è la beffa. Che si va in perdizione con i demoni che poi come dire, si sganasciano dalle risate oppure ergono le loro grida di vittoria perché si sono portati dietro un battezzato, e già questo sarebbe poi un cresimato e non ne parliamo, poi un diacono, non ne parliamo ancora, un prete e fermiamoci qua, insomma, fermiamoci a quello che siamo oggi, insomma, e che sicuramente resteremo. Ecco, però rimane in eterno, rimane in eterno. Abbiamo questi sigilli meravigliosi che conferiscono una fisionomia, un carattere, un imprinting alla nostra anima definitivo, perpetuo, perenne. Allora, in via introduttoria, sapete che io prendo come punto di riferimento il Catechismo della Chiesa Cattolica per questo ciclo di catechesi, perché si chiama la Sana Dottrina Cattolica, e in ricordo anche in memoria delle memorabili raccomandazioni di San Giovanni Paolo II, ormai ci siamo abituati a vivere in tempi di continuo tumulto teologico, perché ormai la moda dei battitori liberi, insomma, di chi si mette a cantare fuori dal coro e poi pretende che le sue strane dottrine siano anche le benvenute nella Chiesa Cattolica, è moda che è tuttora perdurante, abbiamo avuto esempi recentissimi, insomma, no? Quindi è moda che va avanti da un centinaio d'anni ormai quasi, no? Il problema è che a volte a qualcuno di questi signori acquisisce una certa autorevolezza, anche una certa, come dire, un certo ascendente, tale da creare scompiglio, creare confusione, creare disordine, insomma, anche nel popolo di Dio, non solo nel popolo di Dio, a volte anche in mezzo a qualcosa di più, insomma, di un semplice vedere laico. E San Giovanni Paolo II diceva sempre così: se volete avere un punto di riferimento sicuro per sapere cosa la Chiesa insegna e pensa, aprite il Catechismo della Chiesa Cattolica. Tra parentesi, il nuovo catechismo della Chiesa Cattolica, quello del 92, se non ricordo male, io uso questo in questo ciclo di catechesi, che è la forma estesa, perché è proprio quella che approfondisce, quindi che sviscera, che entra nei minimi dettagli, spiega bene, insomma, quindi è proprio, va anche incontro a questa esigenza un po' nostra, di persone molto intelligenti, molto acculturate, molto istruite nel mondo contemporaneo, insomma, che non gli puoi dire tre cose, questo è così, punto e basta, e poi se le prende, no? Quindi è anche una cosa buona, approfondire, comprendere, penetrare. Ecco, allora, in prima battuta della cresima nel catechismo della Chiesa Cattolica, o confermazione sarebbe meglio dire, perché in Occidente si preferisce questo termine, accenneremo qualcosa se Dio vuole, se ne tratta dal numero 1285 in poi. E dopo aver accennato che questo sacramento chiude l'iniziazione cristiana, e quindi che questo sacramento, riceverlo, è necessario per il rafforzamento della grazia battesimale,
Si spiega subito che con questo sacramento succedono fondamentalmente tre cose. Si viene vincolati più perfettamente alla Chiesa. Trovo modo adesso di fermarci un istante su questo punto. Si è arricchiti di una speciale forza dallo Spirito Santo e si è più strettamente obbligati a diffondere e difendere. Ricordiamo queste due parole, be bello questo connubio, diffondere e difendere con la parola e con le opere la fede come veri testimoni di Cristo. Guardate, commentare queste tre cose è quello che poi il Catechismo fa per esteso dappertutto. Io adesso mi ci fermo un po', poi prenderò qualche altra cosa, ma fondamentalmente già con questo overture bellissimo, ci è stato detto tutta l'essenza della crisi. Numero 1, il vincolo più perfetto alla Chiesa. È il motivo per cui in Occidente, soprattutto in Oriente, no, anche se c'è un segno che mantiene questo legame. Sappiamo che in Occidente il ministro ordinario della cresima è il vescovo. È vero che oggi è molto diffusa la prassi dei delegati del vescovo, quindi vescovi che delegano nella diocesi, generalmente il vicario generale, i vicari forani, qualche altro sacerdote, diciamo, di quelli che godono la stima, insomma, del vescovo, magari consultori o cose di questo genere, specialmente nei posti dove diocesi molto molto grandi, dove veramente il vescovo, se volesse fare tutte le cresime, dovrebbe farle praticamente, non basterebbero neanche tutte quante le domeniche, tutti quanti i sabati, insomma, per celebrarle, no? Perché la presenza del vescovo? Perché il vescovo è, così comprendiamo anche l'importanza della figura del vescovo, ecco, il vescovo rappresenta il legame con la successione apostolica, cioè con i dodici e il principe dei dodici che è Pietro. Non ci sta Chiesa Cattolica, cioè noi dobbiamo convincerci di questa cosa qui, fin dalla lontanissima tradizione della Chiesa, basta prendere Sant'Ignazio di Antiochia, la frase ubi episcopus, ibi ecclesia, è di Sant'Ignazio di Antiochia. Spero che tutti conoscano Sant'Ignazio di Antiochia, martire, quel grande straordinario, quello desiderava farsi sbranare vivo dai leoni, l'ha scritto ai Romani, e così è morto, al Colosseo, ecco. Tutto contento che scriveva, dicevo, devo diventare frumento di Cristo e lo sarò quando le belve mi macineranno a morsi il corpo. Non vedo l'ora. Ubi episcopus, ibi ecclesia. Più avanti, ci sarebbe anche mano a mano che la coscienza del primato di Pietro sarebbe stata sempre più solida, perché anche su questo argomento, come per l'Eucaristia, c'è stata una crescita nel corso della storia. Ubi Petrus, ibi ecclesia, d'accordo? Però Petrus et episcopus, che sono poi, se voi pensate, quando andiamo a messa, noi, io e voi, sentite sempre nominare il Papa e il Vescovo della vostra diocesi. Nella liturgia la Chiesa non fa mai cose fatte a caso, d'accordo? Perché senza questi due punti di riferimento non si può nemmeno parlare di Chiesa. E state sempre attenti a ricordare che anche se questi uffici non esistono in astratto, perché c'è sempre un vescovo, cioè una persona che di fatto è vescovo di quella diocesi, e c'è un papa, cioè una persona che di fatto in questo momento storico è il titolare dell'ufficio petrino, però, le caratteristiche intrinseche della persona che occupa quell'ufficio non devono mai in nessun modo alterare la nostra personale percezione dell'ufficio e del ministero e quindi tutta la riverenza che adesso è dovuto. Chiaro questo qui? Ecco. Allora, il vescovo interviene perché? Perché con la cresima si rafforza. Si viene vincolati più perfettamente alla Chiesa. Ora,
Io credo specialmente in questo momento storico, da cresimati, questo punto dovrebbe essere ampio argomento di riflessione. Perché oggi la Chiesa, anche dai suoi figli, a volte anche, almeno apparentemente, sulla base di motivazioni giusto o sbagliate, di ragioni, a volte anche condivisibili, però la cosa che si sente fare ordinariamente è la critica, il giudizio, la lamentela, il senso di insofferenza, ma questo da parte dei figli della Chiesa, d'accordo? I nemici della Chiesa e quelli che sono lontani dalla Chiesa da sempre la vogliono distruggere, utilizzando le due tecniche di cui parla il libro dell'Apocalisse, o la violenza, d'accordo, quindi, oppure quindi la morte violenta, oppure l'eutanasia, d'accordo, quindi cioè ti ubriaco e ti tiro dalla mia parte senza che neanche tu te ne accorgi, così ti svuoto di significato. Questi sono il significato simbolico delle due famose bestie dell'Apocalisse, che sono i due modi con cui il diavolo cerca di distruggere la Chiesa, d'accordo? Quindi o con la violenza, con la persecuzione, quindi col terrore, oppure diffondendo l'eresia, quindi facendo perdere alla Chiesa, come dire, il suo essere se stesso, quindi o scendendo a patti con l'errore o scendendo a patti col mondo. Non è tanto semplice, d'accordo? Ora, per un cresimato però, per una persona che voglia vivere la fede come dovrebbe essere vissuta, mi posso forse permettere di aggiungere, voglia fare la volontà di Dio, la Chiesa dovrebbe essere anzitutto percepita, uno, come casa propria, ma proprio casa mia. Casa mia. E anche se è una casa in cui per qualche ragione contingente, legata appunto a fattori attuali e contingenti, posso sentirmi a disagio o fuori da questa casa mia. Cioè, questo è un fatto del cuore. La Chiesa è la sposa di Cristo, la Chiesa è amata dal Signore. Tanto. In questa settimana santa noi andiamo a contemplare cosa ha fatto il Signore per la Chiesa, per quanto sta lui per farla bella, per trovarsela tutta pura, tutta santa. D'accordo? L'atteggiamento del giudizio, della critica, io penso, cioè, anche io non è che sono cieco, d'accordo? Vedo, sento tante cose che vedo e che sento. Non è che le sottoscrivo al 100% e uso un eufemismo, d'accordo? Ma il problema è che si fa? Io credo che oggi sia importante l'amore alla Chiesa ed anche un'altra cosa che penso pochi fanno. Forse, speriamo di no, chi è che è capace di soffrire per la Chiesa? Per la Chiesa, non soltanto per il Signore. Soffrire. Soffrire. Soffrire vuol dire anche accettare delle situazioni contingenti di sofferenze, di difficoltà legate al proprio essere parte della Chiesa o ai travagli, o alle vicissitudini, o alle sofferenze, o alle persecuzioni, o alle tribolazioni, o alle infedeltà dei suoi figli, che la Chiesa sta passando in un certo momento storico. Allora, la presenza del vescovo nella confermazione ti ricorda la realtà oggettiva di questo sacramento è che ti vincola più perfettamente alla Chiesa. Questa è una realtà oggettiva, ma come tutte le realtà oggettive, poi hanno bisogno di una risposta soggettiva. Tu, con questa perfetta incorporazione alla Chiesa che il sacramento della confermazione ha realizzato in te attraverso l'opera dello Spirito Santo, la vivi? Hai corrisposto? Hai risposto?
È casa tua la chiesa? Cioè, se andremo in paradiso, come si spera, in paradiso c'è la chiesa, eh? Non è che c'è altro, soltanto i membri della chiesa stanno in paradiso, eh? Questo possiamo proprio stare tranquilli. Non, adesso non facciamo un'altra catechesi, no? Non soltanto quelli che fanno parte del corpo visibile della chiesa, perché la salvezza è possibile anche a chi non per propria colpa è fuori dai confini visibili della chiesa cattolica. Così come la dannazione, purtroppo in realtà, che riguarda anche, come ho già accennato, chi è battezzato e cresimato e forse anche non solo. Ecco. Ma in paradiso c'è solo la Chiesa. In paradiso, oltre alla Santissima Trinità, c'è solo la Chiesa. La Madonna, oltre che essere quello che è, la Madonna è tipo, modello, tipo nel senso di prototipo, modello, immagine della Chiesa, esemplare della Chiesa, tutte, nonché, dice la Lumen Gentium, membro eccellentissimo e sovraeminente, è la prima, è la numero uno, d'accordo? Capito? Quindi è chiaro che la dimensione terrena della Chiesa non è sfolgorante e bellissima come quella celeste, ma scusate, no? Ma noi cristiani, noi battezzati, gli esseri umani, non è che qui in questo mondo siamo proprio così tanto belli, insomma. Non lo siamo. In paradiso saremo tutti bellissimi. Qui non è possibile, perché qui siamo proprio impastati di, come dire, di miserie, di debolezze strutturali. Per cui se cominciamo, come dice la Sacra Scrittura, a morderci, a divorarci a vicenda, a stare a guardare le cose sbagliate che facciamo, ma figuriamoci, insomma, non dobbiamo farlo neanche verso noi stessi. Dobbiamo essere sempre molto consapevoli dei nostri limiti, umiliarci. Ma scusate, se io mi accorgo di essere un grande peccatore, qual è la cosa che Dio si aspetta che faccio? Che mi pento, che ci piango, che dico: Signore mio, abbi misericordia e pietà di me. Se io mi accorgo con tanti miei fratelli e sorelle, o padri o madri, membri della Chiesa o suoi rappresentanti, sono peccatori. Diciamolo pure, sono peccatori. Che cosa vogliamo fare? Ci pentiamo, piangiamo, soffriamo, chiediamo al Signore il perdono, che li faccia, che li renda consapevoli se stanno sbagliando. Può essere pure che mi sto sbagliando io a giudicare male una certa situazione. Possibile. La catechesi dura quasi mezz'ora, abbiamo parlato del primo punto del paragrafo introduttorio del Catechismo della Chiesa Cattolica. Però il rapporto con la Chiesa noi l'abbiamo, diciamo così, sancito in maniera profonda e indelebile con questo sacramento. Tanto è vero che i sacramenti per il servizio nella Chiesa, che sono in maniera differente sia l'ordine sacro che il matrimonio, non possono essere ricevuti senza la cresima, ordinariamente. Ci vogliono delle... Perché? Perché il radicamento nella Chiesa viene prima del servizio per la Chiesa. Io sono un servo per la Chiesa, o alla Chiesa, alla comunità cristiana, a cui serve anche la famiglia, perché la famiglia porta alla Chiesa chi? Dei nuovi figli che diventeranno dei figli di Dio, e porta anche alla Chiesa la propria vitalità, la propria ricchezza, il proprio contributo. Come dire, di figli di Dio, di figli di Dio, a vario titolo, in varie forme, in vari modi. È interessante, questa è la prima cosa che dice il Catechismo della Chiesa Cattolica. E nella Chiesa Latina il motivo per cui è presente il vescovo. Secondo punto, sono arricchiti di una speciale forza dallo Spirito Santo. Ricordate che cosa disse Gesù agli apostoli nel finale del Vangelo di Matteo: no? Avrete forza dallo Spirito Santo e mi sarete testimoni in Giudea, in Gerusalemme, fino agli estremi confini della terra. Non mi ricordo se era la fine del Vangelo di Matteo o il finale del Vangelo di Luca. Comunque è uno dei racconti, forse è Luca, adesso non mi ricordo, le parole le cito comunque a memoria, è uno dei due, credo. Forza dallo Spirito Santo.
Sappiamo tutti quanti, questo ce lo insegna il Catechismo, che la prima cresima, come la prima Eucaristia è stata celebrata da Gesù nell'ultima cena, la prima cresima è stata operata direttamente dallo Spirito Santo, senza bisogno della preghiera della Chiesa e del Vescovo, il giorno di Pentecoste. La cresima di fatto è una attualizzazione della Pentecoste e anticamente, più avanti, nota il Catechismo. Che cosa succede? Che gli apostoli, quando battezzavano i neofiti, si chiamavano così gli adulti, gli imponevano le mani e, come ci raccontano gli Atti degli Apostoli, a seguito di questa imposizione delle mani, a volte in forma anche visibile, vedevano scendere lo Spirito Santo. Quindi, questa discesa dello Spirito Santo con i suoi sette doni e con la forza che porta, quindi il sigillo, vedremo che porta, è una cosa che avviene in, come dire, in un momento e in una forma e in un tempo distinto da quello del battesimo. Ecco perché c'è un sacramento ad hoc e che completa la grazia ricevuta nel battesimo, sia per un adulto sia per un bambino. Appunto, questa imposizione delle mani, attestata già nella tradizione apostolica degli Atti degli Apostoli, è considerata la prima origine del sacramento della confermazione. E che cosa fa il sacramento della confermazione? Qui ho citato dal 1288, rende perennemente presente, efficace, operante e visibile nella Chiesa la grazia della Pentecoste. Come sappiamo, attenzione, nella Chiesa sia latina che orientale, fin da tempi antichissimi, all'imposizione delle mani che tuttora avviene durante la celebrazione, perché la celebrazione della cresima, non mi soffermerò molto su queste cose tecniche che l'abbiamo vista celebrare tante volte, l'abbiamo anche ricevuta, no? Ricordate che richiede la rinnovazione delle promesse battesimali, l'imposizione delle mani, quindi la preghiera di invocazione dello Spirito Santo con le mani stese, imposte, quindi proprio in segno di imposizione da parte del vescovo, e poi la crismazione. Ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono e poi la pace sia con te. Allora, questa crismazione, cioè l'olio profumato, tenete sempre presente che si usa nelle consacrazioni. Quando un sacramento è da celebrare una volta sola e lascia il sigillo indelebile, si usa sempre il crisma, che si usa anche nella consacrazione delle chiese e degli altari e quando ancora si faceva, adesso questa è una cosa che si sta perdendo purtroppo, anche per consacrare il calice e la patena per celebrare la Santa Messa, che nella Messa in rito antico è obbligatorio celebrarla con calice e patena consacrati, non solo benedetti. Perché da quel momento in poi, ripeto, l'oggetto della consacrazione assume una conformazione differente da prima e indelebilmente differente. Nel vecchio catechismo di San Pio X si spiegava che il carattere, quindi questa conformazione, quindi questo sigillo indelebile che la cresima lascia, era quello di diventare soldato di Cristo. Col battesimo diventi cristiano, d'accordo? Quindi cristiano. Oggi nel Catechismo della Chiesa Cattolica il sigillo che si riceve con il battesimo ci unge e ci rende partecipi del sacerdozio comune di Cristo, quello per mezzo del quale siamo tutti consacrati per essere come lui sacerdoti del profeta. Con il crisma, nell'attuale Catechismo, si dice che questo carattere di diventare essenzialmente testimoni di Cristo, ma testimone significa martiri e il martire è un santo combattente, cioè la terminologia militare applicata al cristianesimo, questa è una cosa antichissima, si trova già nella lettera di San Paolo agli Efesini quando parla del combattimento spirituale contro gli spiriti del male.
che descrive proprio l'armatura, lo scudo, la spada, l'elmo, la corazza, i calzari, eccetera. Quindi come sta vestito un soldato di Cristo? Ecco, evidentemente nella terminologia del soldato di Cristo, appunto, c'è l'opera di diffusione e di difesa della Chiesa. La difesa, no? Quindi la diffusione e la difesa della fede. Della fede a 360 gradi. Diffusione e difesa, che sono le battaglie sante che si possono combattere. Attenzione, la diffusione e la difesa della fede. Basta. Quindi, attenzione, essere soldati di Cristo, oggi si preferisce dire testimoni, significa diffondere e difendere con la parola e con le opere la fede divina e cattolica. Attenzione, tornando al discorso di prima, nella fede divina e cattolica, cosa diciamo noi a un certo punto del credo? Diffondere e difendere. Credo la Chiesa una santa cattolica e apostolica, giusto? Questa verità va difesa. La difendiamo noi, punto interrogativo. Non va distrutta, va difesa, capito? Ci difendiamo gli uni gli altri. È tanto brutto sentire parlare male anche, ripeto, anche non a vanvera, quindi con un fondamento, ma è brutto sentire parlare male gli uni degli altri. I figli di Dio, i figli della Chiesa, i ministri della Chiesa. È bruttissimo. E non è una cosa che edifica o, per esempio, difende o custodisce l'unità della Chiesa. Noi sappiamo, adesso non c'è modo di dire queste cose qui, no? L'unità della Chiesa, grazie a Dio, è una nota intrinseca alla Chiesa stessa e non può essere minata neanche dalle divisioni che nel corso della storia si sono venute verificandosi, che adesso stiamo ancora, carissimo amico. Ah, però certamente le divisioni che non hanno distrutto l'unità della Chiesa, però la rendono poco credibile, la feriscono. Perché dice, ma tu credi la Chiesa una, ma nel mondo ci stanno non si sa quanti cristiani che fanno riferimento, non si sa quante chiese o pseudo chiese, comunità cristiane, ma dove sta la Chiesa una? Dice l'uomo della strada, perché quello la teologia non la conosce, d'accordo? Quello che vede è sta massa, insomma, di cristiani che sono divisi gli uni dagli altri, oppure immaginiamo, no? Se ci stiamo a parlare dietro gli uni degli altri. Come si fa? Come si fa? È un'altra cosa, per esempio, la correzione fraterna. Quindi tu vedi qualcosa che non funziona, hai la possibilità con gli strumenti, con i tempi, con i modi opportuni di intervenire, di correggere, di segnalare senza che questo però comporti. Io credo che per la vita ecclesiale gli strumenti che stiamo utilizzando anche per fare le dirette siano quanto di più letale e nefasto che possa esistere. Insomma, quindi i rimbalzi delle notizie ad effetto con tutta quanta la sciorinata di commenti, io delle volte mi capita, insomma, di vedere qualche cosa. Si assiste proprio come dire, un proliferare, insomma, di cose tanto brutte. Lo so perché a volte lo fanno anche sotto un mio post, sotto un mio tweet, cose di questo genere, no? Poco perché, insomma, adesso ho dei bravi collaboratori, insomma, che cercano di amministrare un pochino queste cose qui, ma fa tanto male vedere tante cose. D'accordo?
Fa tanto male soprattutto quando si percepisce che quella cosa non viene, come da una persona estranea, da una persona che di fatto ha scelto di non avere più niente a che fare con Gesù e con la Chiesa che si è battezzato, ma arriva da uno che magari forse fa anche professione, come dire, di vita impegnata o di vita devota. Questa è una cosa brutta, questa qui. Quindi c'è questa forza speciale dello Spirito Santo con cui, terzo punto, siamo abilitati, siamo sigillati, siamo segnati e quindi, attenzione, strettamente obbligati, usa questo termine il catechismo, non è se mi va, no, no, tu sei obbligato a diffondere e a difendere con la parola e con l'opera la fede come vero testimone di Cristo. Attenzione, diffondere e difendere non significa violentare le coscienze del prossimo, d'accordo? Perché non lo possiamo fare, d'accordo? Ma nel rispetto di chi la pensa diversamente, cioè tu la puoi pensare diversamente, ma io la mia fede la difendo, non la svendo. E con lo spirito umile di chi fa una proposta, non un'imposizione, ma io la fede la diffondo. Nei luoghi, nei me, nei, 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 con le possibilità e con i mezzi che ho a disposizione. Ecco. Allora, sappiamo che anche in altri sacramenti, un'altra cosa, si usano gli oli, ma non il crisma. L'olio nella Sacra Scrittura, nota a un certo punto il Catechismo della Chiesa Cattolica, ha tanti significati, che nei vari sacramenti, pensiamo a quanti sacramenti si usa l'olio, battesimo, cresima, ordinazione sacerdotale. Unzione dei malati, olio santo, no? Sono quattro sacramenti e ci sono tre tipi di olio. Questa settimana si celebrano, grazie a Dio, le messe crismali, no? C'è l'olio del crisma che si usa nei sacramenti che non si possono ripetere e nella, appunto, consacrazione di chiese, altari e vasi sacri. C'è l'olio dei catecumeni che si usa nel sacramento del battesimo e c'è l'olio dei malati che si usa nel sacramento dell'unzione degli infermi. Ora, nel simbolismo biblico, quando si parla di olio, si parla di queste cose. L'olio è segno di abbondanza e di gioia, purifica le unzioni che si facevano prima e dopo i bagni, rende agile l'unzione dei lottatori prima di andare in combattimento, segno di guarigione, poiché cura le contusioni e le piaghe, no? La parabola del buon samaritano, con l'olio gli ha fasciato, gli ha curato le piaghe, e rende luminosi di bellezza, di salute e di forza. L'olio che fa brillare il suo volto, dice un salmo, no? Allora, questi significati dell'olio si trovano tutti quanti nella vita sacramentale, dice il Catechismo 1294. L'unzione prima del battesimo con l'olio dei catecumeni è l'unzione del lottatore. Quindi, colui che avrà il compito di combattere contro lo spirito del male, perché questa è la vita cristiana, deve essere unto come venivano unti i lottatori. Deve capire che la vita cristiana sarà un combattimento. L'unzione degli infermi esprime la funzione di guarigione, di conforto, no? Quindi il segno di guarigione, conforto. San Giacomo ne parla esplicitamente. Mentre l'unzione con il sacro crisma, nota la Chiesa, è il segno di una consacrazione che ci marchia con il marchio dello Spirito Santo. Usa proprio questo termine il catechismo. Il sigillo dello Spirito Santo, proprio questo termine che viene usato, è, cito, 1295, il sigillo è il simbolo della persona. Se prendete un sigillo episcopale, per esempio, voi sapete quando un vescovo fa un decreto, ci lo deve firmare, non lo deve soltanto firmare, vergare, ma lo deve anche vergare con il suo sigillo. Nel sigillo del vescovo c'è lo stemma del vescovo. Nello stemma di un vescovo c'è, come dire, l'espressione di chi quel vescovo non solo è, vuole essere, come dire, del taglio particolare che ha dato al suo
al suo ministero sacerdotale quell'imprinting che lui liberamente ha scelto, perché lo stemma se lo sceglie il vescovo da solo e anche il suo motto se lo sceglie lui. Quindi il sigillo è la rappresentazione della persona. Tu vedi il sigillo, vedi lo stemma e dici: oh, quella è la sua carta d'identità. L'ha scelto lui, quindi, cioè, è l'espressione della sua personalità presente nel sigillo, di quello in cui lui crede, di quello che per lui è significativo, è importante. È anche il segno della sua autorità. C'è il sigillo del vescovo. Se c'è sta il sigillo, non si tocca quel documento. Ma è anche, specialmente nell'antichità, il segno della proprietà su un oggetto. Il catechismo ricorda che si usava imprimere sui soldati il sigillo del loro capo. Sapete che i soldati romani ci avevano tatuato sul braccio, spesso, il nome della legione, che ne so, legione 32esima, era scritto Legio e sotto a caratteri romani 32, ci avevano tatuato sul braccio. D'accordo? E gli schiavi quello del loro padrone, addosso, o il tatuaggio, o proprio il marchio. Tra l'altro, questo sigillo è autenticato. Prendiamo tutte quante queste cose e psh, trasferiamolo al sigillo dello Spirito Santo. Il Catechismo ricorda, vi ricordate il passo del Vangelo di San Giovanni? Dice: attenzione che su di lui, cioè su di me, dice Gesù, Dio il Padre ha messo il suo sigillo. La lettera agli Ebrei dice che il figlio è l'impronta della sua sostanza, proprio cioè, capito? Proprio il Padre sull'umanità di Cristo. Questo sigillo, quindi, che cosa rappresenta? È sigillato chi è proprietà di un altro, quindi suggella la tua appartenenza totale a Cristo. Uno schiavo è sigillato, vuol dire che tu sei al suo servizio per sempre, vita natural durante. Vuol dire anche però l'impegno ad assumere i tratti di colui che ti sigilla, d'accordo? E quindi il nostro impegno continuo a conformare la nostra vita a Cristo, al suo stile, al suo modo di essere, di pensare, di fare, di operare, no? Noi abbiamo ricevuto il sigillo, quindi il tatuaggio, di uno che di sé ha detto, per esempio: imparate da me che sono mite e umile di cuore. Quindi tutto ciò che non ha a che fare con la mitezza e con l'umiltà del cuore non appartiene al sigillo del nostro, possiamo chiamarlo così in senso buono, del nostro padrone. Per noi è un onore avere Cristo come nostro padrone, per me lo è, d'accordo? Sapete che nella tradizione cristiana, anche se oggi qualcuno storce la bocca, ma San Luigi Maria Monforte ha insegnato la santa schiavitù d'amore, d'accordo? Che è la cosa più bella che esista al mondo, d'accordo? Quindi uno che non è nato schiavo e che non è costretto a fare niente, ma che liberamente per amore si fa schiavo, come hanno fatto Gesù e Maria, e in continuazione, liberamente e volontariamente sceglie di vivere come uno schiavo, quindi con una vita che non gli appartiene più, ma che è totalmente al servizio di un altro, ma non perché è costretto e forzato, ma perché lo fa per amore. Sia Gesù che Maria, questo sappiamolo, nel Nuovo Testamento il titolo principale che gli viene dato a Gesù glielo dà San Paolo e la Madonna se lo dà da solo. Doulos e doule in greco. San Paolo dice: fatto uomo, nel famoso inno alla kenosi della lettera Filippesi, fatto uomo prese la condizione di servo, traduzione italiana, anche la nuova traduzione della CE, io scherzo sempre, perché noi abbiamo difficoltà, capisco anche da un punto di vista pastorale le scelte che devono essere fatte, no? Perché figurate, in mezzo al mondo contemporaneo, dove giustamente la schiavitù è riprovata,
Cioè, se tu metti, si è fatto schiavo, cioè, ti immagini, no? Già la gente capisce niente della fede. Purtroppo, questo è un problema, questo qui. Poi si devono fare delle scelte pastorali, perché che cosa c'è? Tu traduci alla lettera e poi vai incontro quasi certamente alla possibilità di fraintendimento del significato. Quindi devi usare la versione soft. Però la versione soft in greco servo si dice diakonos, doulos significa schiavo. Ecco, quindi, ma Gesù, questo lo spiega San Luigi Maria Monforte, si è fatto schiavo d'amore di chi? Di me, di te, purtroppo. Si è fatto schiavo d'amore innanzitutto di Dio Padre, che è venuto a compiere la volontà. Si è fatto schiavo di Maria perché è entrato nel suo grembo. E si è fatto schiavo di me e di te, come ha dimostrato nel gesto della lavanda dei piedi dell'ultima cena. D'accordo? Che quest'anno non sarà fatta, almeno dalle nostre parti, insomma, è assolutamente proibita. E è comunque una cosa facoltativa, però è espressiva. Quindi Gesù non si è dato il titolo di schiavo, ma ha fatto quello che ai suoi tempi gli autori si dicevano. Ma questo non lo posso chiedere neanche a uno schiavo, di fare una cosa talmente umiliante come lavarmi i piedi. E Gesù l'ha fatto. D'accordo? Quindi la Madonna cosa ha detto all'angelo? Ecco, l'ancella, adesso qui la traduzione non mi ricordo la traduzione del 2008, se mette l'ancella o se mette ancora la serva. Sicuramente ha tolto il mi, il che è una grande cosa, perché la Madonna non dice eccomi, sono la serva, no, dice ecce in latino, ecco. In latino c'è ancilla, domine. Ancilla già gli assomiglia un pochino di più a schiava, ma in greco c'è dure, no, dice anche una traduzione, anche qui dice ecco la serva del Signore. Ma anche qui la Madonna è dure, schiava, d'amore però. Cioè per noi questo termine, che spiega San Luigi Monforte, è stato un termine giustamente, come dire, che suscita orrore la schiavitù. Quindi per noi è un onore, cioè schiavo di Gesù Cristo, ma magari fosse schiavo della Madonna, ma magari fosse. È quello che è un pochino più difficile, anche voi lavate i piedi gli uni gli altri. Cioè io quando ho dinanzi una persona pensiamo se noi ci sentissimo schiavi d'amore del nostro prossimo, perché abbiamo capito, insomma, c'ha tre dimensioni questa schiavitù, eh? Quindi c'ha Dio Padre, per chi l'accetta seguendo le orme di Gesù, c'è anche la Madonna, va bene, ma comunque, e poi c'è il prossimo. Se io e il Maestro Signore vi ho lavato i piedi, anche voi dovete farlo gli uni gli altri. Pensiamo se io quando ho dinanzi una persona, attenzione, non un battezzato, qualunque persona, se io dinanzi a quella persona mi sentissi uno schiavo d'amore nei confronti del padrone, pensiamo un po' se mi potrei mai permettere, per esempio, di mancare minimamente di rispetto verso chi che sia. Cioè, queste sono sollecitazioni, però i termini vanno spiegati. Se tu c'hai il sigillo dello Spirito Santo, tu c'hai il marchio e la persona a cui apparteniamo, che è il nostro Signore Gesù Cristo, è stato questo. Tu sei marchiato in questo modo. Vedi quanto è bello, no? Il bacio di pace che conclude il rito della cresima. Il vescovo che ti abbassa dal bacio della pace. Quindi, come dire, adesso sei proprio membro al 100% della Chiesa, come ci siamo detti, adesso tu ne fai proprio parte alla grande, ne sei proprio perfettamente vincolato, vivila, amala e difendila, anche la Chiesa. Sappiamo che la crismazione viene fatta facendo un segno della croce sulla fronte, noi non dobbiamo mai vergognarci della croce. La croce la canteremo in questi giorni, la croce è la nostra gloria. Non è uno strumento di vergogna, né della croce come crocifisso, quindi noi seguiamo Cristo crocifisso.
né della croce anche come stile, come direzione che ha la nostra esistenza. Chi vuol venire dietro di me, neghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua, ha detto il Maestro. Ultimissime cose, il carattere della cresima 1305, abbiamo già accennato, perfeziona il sacerdozio comune dei fedeli, già ricevuto nel battesimo, come il cresimato riceve il potere di professare pubblicamente la fede cristiana, attenzione, quasi per un incarico ufficiale, quasi ex officio. Professarla, ripeto, con la vita e con la parola. Ora qui ci sarebbe da fare sempre i soliti discorsi retorici di come stanno messe le cresime a livello pastorale nelle nostre parrocchie, no? Malamente. Il catechismo ricorda anzitutto che per la confermazione è sufficiente aver raggiunto l'età della discrezione e specifica che se talvolta si parla della confermazione come del sacramento della maturità cristiana, questo non si deve intendere nel senso di dover conferire la fede ad età adulta, cioè l'età adulta della fede non va confusa con l'età adulta della crescita naturale, perché anche per la cresima la prevalenza è il dono. Il paragrafetto sul padrino e sulla madrina. Il padrino e la madrina di cresima, che dovrebbero essere gli stessi del battesimo 1311, è preferibile, ma soprattutto, vedete l'espressione, è conveniente che i candidati cerchino l'aiuto spirituale di un padrino o di una madrina. Il padrino o la madrina di cresima deve essere scelto bene, non per ragioni di parentela, amicizia e convenienza. Noi, è inutile che ci stiamo sempre a lamentare di tante cose, cioè il mondo cambia, io sono sempre al teorico, il mondo cambia a partire da te stesso. Se tu credi in queste cose, sceglierai bene il padrino di cresima o aiuterai tuo figlio o tua figlia a sceglierlo bene. Se tu credi davvero in queste cose, se tu vedi la grandezza di questo sacramento, cioè, cercherai di celebrarlo, di farlo celebrare degnamente, di non trasformare le cresime in quello, cioè, si sa per certo che molti ragazzini vogliono arrivare alla cresima, perché? Perché c'è la grande festa, c'è la grande baldoria, c'è stata una montagna di regali, d'accordo? Per molti ragazzini la cresima è purtroppo, diciamocelo francamente, questo. E purtroppo, spesso e volentieri, con l'avallo della famiglia, nel senso che anche la famiglia approva questa cosa qui. Ma per quello che il ragazzo vive in famiglia, famiglia che dove magari la fede langue, quando non si è proprio del tutto spenta, più di questo non ci sta. Noi abbiamo queste perle meravigliose che purtroppo stiamo vivendo in un contesto socio-ecclesiale, culturale, veramente sfavorevole. È necessario riappropriarcene. La riappropriazione, io sono sempre convintissimo, su questo sono un follower di Madre Teresa di Calcutta, comincia sempre da noi stessi. Quando qualcuno si andava a lamentare con Santa Teresa e diceva: ah, questo non funziona, la Chiesa da te, lei rispondeva sempre: comincia tu. Comincia tu. Io termino questa piccola esortazione, ce l'abbiamo fatta, insomma, a concludere questo bellissimo sacramento dicendo: sono cose meravigliose. Allora, comincia tu a vivere da cresimato, e se c'hai figli che si stanno preparando a cresimarsi, comincia tu, anche attraverso dei segni significativi, a trasmettere, a far comprendere a tuo figlio che significa vivere da cresimato. D'accordo? Il potere delle parrocchie su questo è molto molto scarso, perché i protagonisti principali della fede dei figli sono sempre i genitori. Se la famiglia funziona, funziona la fede. Se la famiglia non funziona, la fede non funziona. Questo sarà però argomento di quando parleremo del sacramento del matrimonio. Per ora rinnovo i miei auguri a chi ha seguito la diretta di una santa settimana santa
e ci vediamo, se Dio vuole, la prossima settimana, forse di martedì. Adesso vediamo un pochettino, perché lunedì prossimo sarà Pasquetta, mo ci penso un po' e poi ci aggiorniamo. Una santa settimana santa a tutti, Dio vi benedica e la Madonna sempre vi protegga. A presto.